però c'è stato questo infortunio al portiere e abbiamo pensato, io insieme alla società, di fare un ulteriore sforzo e aggregare alla nostra famiglia Davide Bassi, che posso dirvi che la carriera parla per lui, ha fatto due salti indietro, però per essere onesto, Parma è Parma, per cui non si guarda la categoria, si guarda la città, la storia e la società che la rappresenta. La trattativa, grazie pure al suo agente che è Giovanni Bia, che tutti conoscete a Parma, è durata pochissimo, soprattutto per la grande disponibilità di Davide. Io personalmente sono contento da una parte perché abbiamo preso un portiere affidabile, un ragazzo serio, dall'altra mi dispiace perché per Gigi Trattari, che ne sta soffrendo, la partita nel migliore dei modi, però, come ho detto anche l'altro giorno in TV, è stato il primo ad essere avvisato dell'arrivo del nuovo portiere. Ed è un professionista e ha capito subito la motivazione. Per cui, dopo questa presentazione non ce ne saranno più perché non ci abbiamo posti, non ci abbiamo soldi, non ci abbiamo finito tutto. Adesso bisogna rimboccarsi ulteriormente le maniche come hanno fatto in questi mesi tutti i ragazzi in queste partite e guardare al fornito. Fare un saluto, dopodiché iniziamo la discussione per le domande. Sì, buongiorno a tutti. Il presidente mi ha già presentato il direttore, sono Davide Bassi. Ho accettato, come diceva poc'anzi il nostro direttore, subito la proposta di venire qua a Parma. Avevo voglia di rimettermi in gioco, ma la cosa più importante è stata comunque anche il blasone della società e la storia della società. Vi posso assicurare che così poi, il contratto è in scadenza il 30 giugno, per cui non è venuto con delle promesse future, è venuto per dare una mano al Parma in questi mesi. Poi dipenderà da me e soprattutto pure da lui se ci dobbiamo risedere e andare avanti insieme. Per cui questa per me che svolgo l'attività di direttore sportivo è un motivo che mi fa ancora più piacere averlo nella nostra famiglia, per cui non è venuto sapendo che avevamo un problema e non ci ha preso per la gola. Ok, domande? Prego, non si fa. Lorenzo Fava, Sport Parma, riallacciandomi a quanto appena detto il direttore Faggiano, quale sarà il tuo ruolo da qui a fine campionato? Il Vi siete già ruolo, parlati su questi no, perché argomenti? chiaramente il mio ruolo, come quello di tutti gli altri ragazzi, lo decide l'allenatore. Io sono a completa disposizione da subito. Sono consapevole di star bene, di poter dare una mano qualora si chiamato in causa. Che cosa ti ha fatto, insomma, decidere di tornare a mettere i guanti, visto che eri svincolato? Che cosa ti ha convinto particolarmente del progetto Parma? Sì, no, come dicevo prima, le cose sono due. Una è comunque il blasone della società, l'importanza di questa società nel calcio italiano, che non è da sottovalutare per nulla. La seconda, ovviamente, è anche un po' più personale, perché comunque avevo piacere di tornare in campo e di finire la stagione, in campo e non da svincolato, che sicuramente mi potrebbe, anzi sicuramente mi avrebbe penalizzato nel futuro. Le ragioni principali sono due. Ora chiaramente quello che conta è solamente il bene del Parma e cercare di arrivare in fondo facendo il meglio possibile. Francesca De Vincenzi, Parma Press. Innanzitutto, come stai? Sei già pronto? Ti allenavi col gruppo? Mi sono allenato con l'Atalanta fino al 18-19 di gennaio.
quindi diciamo che con la squadra manco da un mesetto. Mi sono allenato tutti i giorni con il mio preparatore personale. Un po' il campo mi è mancato, sicuramente in questi primi giorni tornerò a prendere le misure con l'area di rigore, con il campo. A livello fisico però sto bene, sono sano, ecco, diciamo se c'è da sistemare qualcosa, giusto appunto un po' le misure. Sei pronto per domenica sera per Sì, farina? assolutamente. Quindi vediamo dopo di farma su lei, quindi lei fa è pronto, significa che comincerà dal primo minuto, farà il titolare. Ah no, non lo so, come dicevo prima, cioè, sicuramente mi farebbe molto piacere, ma questo poi lo decide l'allenatore. Non ho neanche avuto modo di parlare con l'allenatore ancora di questo. Non è piaciuta questa domanda. No, ha detto, cioè, che c'entra? No, va bene, mi è piaciuto. Ah, è una provocazione, direi. No, vabbè, con te, sai, c'è una porta. Cosa l'ha colpita del mondo Parma? Quali sono state le sue prime impressioni? Ma più che le prime impressioni è sempre stata una società che ho visto con grande piacere, ammiravo con grande piacere anche negli anni scorsi, quando ci siamo incontrati in Serie A, in Serie B. Mi è sempre piaciuta molto la cittadina di Parma, l'ho sempre reputato un posto ideale per fare calcio in maniera tranquilla. Quindi posso dire che queste sono state le motivazioni principali che mi hanno fatto accettare questa proposta. Ora che mi ci trovo dentro, posso dire che comunque è un ambiente sano, è un ambiente che ha voglia di far bene e speriamo di riuscirci in questo finale di campionato. Ha seguito precedentemente delle partite, non so, un po' l'andamento del campionato. Poco, sinceramente poco. Conosco i risultati, ma vederle proprio, ecco, materialmente no, ho seguito sicuramente le vicende dei risultati, non partite. Qualche idea però ce l'avrà, se la sarà fatta. Sì, Che sì, sì. campionato è come magari se lo aspetta, che certamente si Ma più che aspetta. altro sono curioso perché comunque la Lega Pro in questi ultimi anni ha subito diversi cambiamenti anche abbastanza drastici, quindi secondo me è ancora tutto un campionato in evoluzione. Sono curioso, indubbiamente la squadra è una delle squadre con il valore migliore di tutta la Lega Pro, però poi parlerà al campo. Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Il Parma aveva iniziato con un portiere giovane, poi ha deciso di affidarsi all'esperienza. Secondo lei è fondamentale in questo momento, perché non è soltanto lei, anche gli altri acquisti, sono tutti acquisti di giocatori 25-30 anni con grande esperienza. Potrebbe essere la chiave per il successo finale? Speriamo che possa esserlo. Sicuramente un giocatore d'esperienza può dare una mano sotto determinati aspetti. È chiaro che deve venire con la voglia, la consapevolezza di confrontarsi anche magari con una categoria inferiore a quella che ha sempre fatto. Quindi ci vuole tanta umiltà e anche tanta buona volontà di dare una mano ai ragazzi più giovani, che sicuramente fino alla fine del campionato poi saranno indispensabili tutti. Le ho fatto questa domanda perché lei è arrivato in un momento molto delicato, con tanti infortunati, l'ho visto, soprattutto a centrocampo, oltre che trattare. E a mio avviso il fattore esperienza dovrebbe sopperire almeno un pochettino a queste problematiche. Sì, no, come dicevo appunto, potrebbe sopperire, però ripeto, alla fine quello che conta è sempre l'aspetto mentale. Può essere un giocatore più esperto di tutti, ma se non arriva, non si integra dentro la categoria o comunque dentro la squadra, non si va da nessuna parte. Quindi credo che sia importante il gruppo, sia importante il lavoro dell'allenatore nella testa dei giocatori. Poi è chiaro che l'esperienza dà qualcosa in più. Volevo chiederle se aveva giocato con qualcuno. Sì, ho giocato con Di Cesare, con Jacoponi, con Scaglia. E se posso fare una domanda, Teotro? Se avete finito lui va in allenamento. Magari ce l'ha un po' Ah, c'è. dietro, ha fatto lui. Va buono. Posto.
Grazie, grazie. Sì, no, 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 sì, sì. Ma cazzo l'avete teso queste foto? Queste foto? Devo avere. Non queste foto? È un book. Posso? No, perché stanotte mi sono svegliato, però... No, io pure mi sono svegliato. No, 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 mi sono svegliato molto male, sono qua andato, mi sono ricordato le lenti e ho detto... No, la pedetta ha detto? No, ho detto il fallo di mano, il portiere. No, io no, io ho tolto dalla ricerca e ce l'ho solo. Io ce l'ho la rassegna stampa che mi arriva ogni mattina verso le 7 e ho fatto togliere da chi mi la fa nomi la ricerca Perinetti, Venezia, le ho fatte togliere. E Tacopina. Sto scherzando. Non mi interessa, cioè, noi guardiamo a casa nostra. E ho detto sempre che se guardiamo a casa nostra è meglio, non possiamo pensare agli altri, non abbiamo tempo per pensare agli altri. Le leggo attentamente, perché giustamente ognuno guarda a casa propria e si comporta come meglio crede. Io non mi interessa, solo che se posso dire proprio la mia, bisogna vedere tutta l'azione, perché dopo è sempre facile parlare, no? Dopo è sempre facile, e più mi dispiace che non è sottolineato che c'erano due rigori netti a nostro favore. Questo ci deve portare a far capire o a insegnarci che dobbiamo fare più di un gol, così mettiamo a tacere tutti. Ma ti aspettavi questa sfida anche sul piano dialettico? Cioè la sfida con Venezia è... No, il piano dialettico ho detto no, non rispondo. No, ma non tu, ti aspettavi che arrivassero la parte... Ma no, non mi aspetto. Io mi aspetto di vincere lunedì, se Dio vuole. Se ci aiuta, poi le altre cose le vedono gli altri, se le vedono gli altri. Io c'ho... la tensione nervosa cerco di spiegarla per noi. Non mi piace né replicare né iniziare una polemica. E l'unica cosa che stavo dicendo prima, che era l'unica cosa che penso, è che a fine anno tra favori e sfavori tutto si pianifica. Lo dico ai miei collaboratori più stretti, lo dico alla squadra, lo dico al mister, lo dico a tutti. Per cui fine anno tutto si pianifica, perché pure noi ci abbiamo da lamentarsi su tante cose, pure che sono successe in partite di chi parla, stiamo zitti, per cui però ognuno sa come comportarsi. Io leggo ma non replico. Questo momento di emergenza, no? come si gestisce il meglio? Sì, è giusto che voi diciate emergenza, però io ho giocatori che qualcuno non ha giocato e adesso deve dimostrare pure di poter giocare, perché se potessi mettere in risalto qualcosa, eppure l'entrata di Simonetti domenica, che non ha demeritato, no? Se ne parla poco. Oppure lo stesso esordio di Edera, è logico che adesso chi ha giocato meno, pure i giovani, hanno la possibilità di dimostrare che possono far parte e dare un ottimo contributo al Parma. Però io sempre voglio ricordare che Corapi non giocava da un po' e si è fatto trovare pronto, come Giorgino purtroppo non ha fatto parte della partita di Salone, però quando è entrato prima si è fatto trovare non pronto, prontissimo, e come tanti altri, per cui adesso è pure Mazzocchi che prima giocava, adesso sta entrando e gioca, non gioca titolare, ma entra sempre, è sempre uno dei più positivi. A proposito di Giorgino, c'è qualche possibilità di recuperarlo? Perché mi sembra che tra l'importante sia quello più... Vediamo, stiamo vedendo, però
non possiamo, come ho detto quando Nocciolini si è fatto male la seconda volta, non possiamo rischiare di farlo giocare e poi dopo si fa di nuovo male e lo perdiamo per più tempo. Però la gestione in generale, la squadra, abbiamo cercato di costruirla, cioè cercando di mettere dei paletti per avere delle alternative valide che siano competitive sempre. Per cui gli infortuni, le squalifiche fanno parte del gioco del calcio da sempre e noi dobbiamo stare attenti a questo. Non cose che ho detto già lunedì, del quarto portiere ci avevo già pensato a gennaio. È normale che se ci avessi pensato, cioè il 27 e il 26 di gennaio, quando ci ho pensato, non potevo pensare a un quarto portiere che potesse essere Bassi. Sarebbe venuto un giovane, un 95, un 96, un 94. Perché prospettargli una prospettiva, cioè di fare il terzo, il quarto, il secondo, perché noi ci abbiamo la fortuna, perché poi non è il regolamento di intercambiare prima delle partite tutti i portieri, però se fosse stato quando lo volevo prendere io, non era del calibro di Bassi. Faccio una domanda, se posso. Lo so che forse dovrei chiedere direttamente al mister, ma tu che lo conosci bene, secondo te pensi che stia pensando lui a un possibile cambio di modo? Io vi dico, il mister fa le sue scelte. Io non ci parlo, non condiziono, non parlo, e se lui a parlarmi, perché sennò sembra troppo facile entrare nel lavoro altrui, dire la propria, però poi la colpa è sua, o la responsabilità, non la colpa, è sua, sia positiva che negativa. Per cui noi ne parliamo quando c'è il tempo, nel senso quando il tempo è maturo di parlarne. Però le valutazioni le fa lui, perché lui c'ha il polso più di me dell'allenamento quotidiano e vedere pure gli infortunati e tutte queste situazioni. Il Mantova vi ha chiesto di anticipare le 14:30, avete accettato? Sì, però stamattina mi ha richiamato il Mantova, non so se c'è qualche problema, è andato qualche problema e adesso dovrà rispondere la Lega se potessimo giocare alle 16:30, alle 14:30. Stiamo vedendo, dipende dalla Lega quello che è. Noi non abbiamo chiesto nulla. No, non so, perché la Lega non vuole che una volta giocate quella delle... No, vi dico la verità, io penso che adesso la Lega abbia altro da pensare che agli orari delle... chi sta su, perché c'è le elezioni lunedì. Penso che sono tutti in campagna elettorale, però chi è prefissato per organizzare queste cose, però noi siamo destinati ai nostri risultati, che è uno solo, per cui dobbiamo andare avanti per quella strada.